Ciao a tutti quanti ragazzi e benvenuti in questo 19esimo episodio qua su Kirby e la Terra Perduta. Ragazzi, nello scorso episodio abbiamo ufficialmente finito la modalità storia di questo gioco, ovvero la modalità storia di Kirby e la Terra Perduta. E appunto da questo episodio, ragazzi, inizieremo ufficialmente il post game di questo gioco, che in realtà il post game non è molto lungo, ma comunque ci tenevo lo stesso a completare questo gioco come al 100%, come appunto vi avevo promesso da quando appunto ho iniziato la serie, che appena ragazzi avevo iniziato la serie di questo gioco qua sul mio canale, vi avevo promesso che avrei completato il gioco, che avrei completato il gioco al 100%, e così appunto farò, perché mantengo sempre le mie promesse. Quindi oggi ragazzi, in questo episodio andremo innanzitutto, piccolo riassunto dello scorso episodio, anche se in realtà mi sa che non ce n'è bisogno. Comunque, nello scorso episodio ragazzi abbiamo ufficialmente finito la modalità storia di questo gioco e siamo andati a sconfiggere il boss finale di questo gioco, cioè Fecto Elphilis, ovvero una fusione tra Fecto Perdis, cioè appunto quella melma appiccicosa che abbiamo visto nello scorso episodio, e Elphilin. Quindi Elphilin, diciamo, Elphilin è il boss finale di questo gioco, ovviamente non volontariamente, perché quella melma appiccicosa si è fuso con lui senza appunto che Elphilin lo voleva, e quindi Elphilin è il vero e proprio boss finale di questo gioco. Comunque, oggi in questo episodio ragazzi inizieremo il post game di questo gioco. E no, se vi state chiedendo se inizieremo il vero e proprio post game che si trova qua sopra in alto, no. Ma appunto andremo a, innanzitutto ragazzi, oggi in questo episodio faremo la prima cosa di questo post game, ovvero la coppa definitiva che abbiamo sbloccato nello scorso episodio. La coppa definitiva è il secondo torneo che c'è nel Colosseum, dopo appunto la coppa Metac Knight che abbiamo giocato nei primi episodi di questa serie. Quindi prima di iniziare vi ricordo come sempre, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale, di attivare anche la campanellina delle notifiche su tutte per non perdervi nessun nuovissimo video, e di lasciare un bel like anche a questo episodio se alla fine vi è piaciuto. Vi ricordo che trovate qua sopra in alto nelle schede lo scorso episodio e anche la playlist completa con tutti quanti gli episodi che ho fatto finora qua su questa serie. Detto ciò, oggi, come prima di andare a fare la coppa definitiva, andremo a riscattare i codici, diciamo, segreti o i codici regalo che ci sono appunto in questo gioco. Premessa: l'ultimo codice regalo, cioè Thank You Metac Knight, che come premio da 3 pietre rare, l'ho già riscattato off camera perché mi servivano pietre rare per potenziare un'abilità. Quindi quello sarà l'unico codice che non andremo a riscattare oggi in questo episodio. I codici regalo che appunto andremo a riscattare oggi in questo episodio, che sono tutti quanti i codici che sono di regalo, che sono presenti all'interno di questo gioco, ve li lascerò scritti in descrizione, così che potete appunto riscattare anche voi se appunto avete il gioco e ancora non li avete riscattati. Quindi andiamo qua al postino, cioè al corriere, a Waddle di corriere insomma. Quindi codice regalo da usare, ovviamente sì, quindi qua ci connettiamo a internet, ok. E il primo codice regalo che appunto tra l'altro questi codici regalo li potete sia trovare in città, cioè nella città di Waddle Dee, sia potete benissimo cercarli su internet e scriverli qua dal post da Waddle Dee Corriere. Il primo codice regalo è Kirby the Gourmet, quindi ovviamente dobbiamo scrivere Kirby, vabbè questo qua è semplicissimo. E appunto il premio di questo primo codice sono una pietra rara e una torta Morpho Auto, quindi Kirby the Gourmet si scrive, ok. Gourmet, ok. Quindi questo ragazzi è il primo codice segreto, Kirby the Gourmet. E appunto il Waddle Dee Corriere adesso ci metterà il pacco con all'interno le ricompense del primo codice davanti alla casa, a casa nostra, per la casa di Kirby, come potete vedere. Quindi basterà che appunto andiamo qua, ed ecco qua il primo regalo del primo codice, ovvero una pietra rara e una torta Morpho Auto, ok, come potete vedere. Quindi prima prendiamo la torta e poi ecco qua la pietra rara, ovvero la quarta che abbiamo adesso, perfetto. Passiamo adesso ragazzi al secondo codice regalo, ovvero il secondo codice segreto di questo gioco. Quindi torniamo qua dal postino, insomma dal corriere. Quindi ok, connettiamoci di nuovo a internet, perfetto. E adesso scriviamo di nuovo il nostro codice regalo. Quindi l'altro codice regalo è questo,
Ora, siccome non so leggerlo, ve lo scriverò e basta, quindi Brawl, se non sbaglio si scrive così, Brawling, ok, quindi Brawling, Brawling Colosseum, quindi ok. Questo codice si potrà trovare appunto nascosto vicino al Colosseum. Ora io non l'ho preso il Colosseum, però comunque avete capito, no? Colosseum. Se puta caso o non avete voglia di cercare eccetera, basterà che comunque li cercate su internet e li scrivete qua dal postino e vi darà i regali. Ed ecco qua ragazzi il secondo regalo di questi codici segreti, quindi... Ah, adesso ci regala la figurina. Ah, se fate più di un ordine al Waddle di postino, vi regalerà la sua figurina di volume 1, ovvero Waddle di Corriere. Questo Waddle di lavora per il servizio consegne della città. Recapita oggetti utili con una velocità impressionante. A volte non è facile decifrare la calligrafia di Kirby nei codici regalo, ma lui è un'anima. È un'anima pia che non rifiuta mai nessuna richiesta. Quindi questa è una figurina bonus che potrete avere soltanto se farete questi codici regalo, altrimenti no. E vi servirà a completare la vostra collezione appunto di figurine di volume 1. Quindi, adesso abbiamo la seconda ricompensa appunto del secondo codice, ovvero 500 monete stella e un attacco, un potenziatore di attacco insomma. Quindi, e 500 monete. Bene, passiamo adesso al terzo codice che è... Forse è il codice più corto di questi appunto 5. I codici ragazzi in totale sono 5 almeno disponibili al momento, quando sto registrando questo video, ma non credo che in futuro ne aggiungeranno altri. Comunque sono 5 codici e il terzo è quello più corto secondo me, sì. Ok, il terzo codice è molto semplice ed anche abbastanza corto. Kirby Story si chiama e basta. Quindi basterà che scrivete Kirby e poi Story e poi Story e avete appunto fatto quindi Story. Aspettate, ecco, Kirby Story. La ricompensa di questo codice, di questo terzo codice, saranno 300 monete stella. La maggior parte dei codici danno monete come ricompense, mentre due basta danno pietre rare. Ok, ecco qua il terzo codice, che ci dà 300 monete stella. Va bene, eccole qua, perfetto. Adesso possiamo andare a riscattare l'ultimo codice, cioè il quarto, perché vi ricordo che il quinto codice l'ho riscattato un po' off camera per appunto prendermi le tre pietre rare, perché mi serviva per potenziare l'abilità spada, insomma. Quindi ci connettiamo per l'ultima volta a internet, perfetto, e possiamo mettere di nuovo il nostro codice regalo, cioè l'ultimo di questo video, che è molto semplice. È un codice che i Waddle Dee ci hanno fatto perché appunto abbiamo salvato, diciamo, la città di Waddle Dee e abbiamo sconfitto appunto il boss finale. Quindi questo, se non ricordo male, è un codice che potete ottenere soltanto dopo aver sconfitto il boss finale, cioè Fecto Elphilis. Quindi se non avete finito il gioco, cioè se non avete sconfitto Fecto Elphilis, questo codice non potete averlo. Cioè lo potete avere soltanto se lo scrivete. Ma se no, se lo trovate, non lo potete trovare. Quindi il codice è Thank You Kirby. Molto semplice anche questo. La maggior parte, quasi tutti sono semplici. Perfetto. Questo è l'ultimo codice regalo, ovvero il quarto. Perché poi ragazzi, il quinto codice regalo, cioè l'ultimo, che non andremo a riscattare perché l'ho già riscattato off camera, è Thank You Meta Knight. E come ricompensa vi darà 3 pietre rare. Ed è appunto l'ultimo codice regalo che c'è in questo gioco. Mentre questo qua, che è il quarto, come ricompensa vi darà una pietra rara e ben 1000 monete stella, che vi serviranno appunto per potenziare le abilità. Quindi una pietra rara ed ecco qua la quinta. Praticamente con questi codici regalo prenderete 3 pietre rare dall'ultimo codice. In totale ragazzi, con questi codici regalo, con questi 5 codici regalo, prenderete ben tipo 1800 monete stella e ben 5 pietre rare, quindi ottimo. Più una torta morfo auto e appunto un affare che vi potenzia la vita, va bene, cioè l'attacco, scusate. Quindi, adesso che abbiamo fatto questo, possiamo andare, prima di andare a fare la coppa definitiva, ovvero l'argomento principale di questo episodio, dobbiamo assolutamente andare appunto a metterci l'abilità a spada, perché ci servirà. Sai Kirby, ho trovato il modo per di rendere le tue abilità ancora più potenti. Ho solo bisogno di qualche pietra rara per aumentare il potere di attacco. Questo processo si chiama potenziamento dell'abilità.
Posso potenziare le tue abilità in qualsiasi momento. Scegline una che ti piace e proviamo. Ogni abilità può essere potenziata. Quando potenzi un'abilità apparirà il segno più. Significa che il potere di attacco è aumentato. Usa questa forza per sconfiggere i boss più feroci. Ok, quindi dal prossimo ragazzi episodio in poi andremo a iniziare il vero e proprio post game. Ma per ora ci dedicheremo all'inizio del post game. Cioè oggi andremo a fare tutta quanta la coppa definitiva, ovvero il secondo torneo che c'è all'interno del Colosseum nella città di Waddle Dee. Quindi siamo pronti. Però prima di tutto figurine, volevo mostrarvi prima di tutto la mia collezione di figurine. Che vabbè, adesso ne prendo una perché sì. Quindi figurina. Ed è questa nuova, il pallino di freccia. Non ce l'avevo questa, va bene. Quindi qua mi mancano 10 figurine, come potete vedere, per completare il volume 1. Per completare il volume 2 mi mancano 20 figurine, volume 3 50 figurine, volume 4 mi mancano tutte 100 perché non le ho ancora completate. Quindi vi faccio vedere la mia collezione di figurine. Questo è tutto quanto il volume 1, dove ci sono tutti i personaggi di Kirby e poi le bocomorfosi che appunto Kirby può fare. Qua ci sono i vari mini nemici che ci sono in ogni livello appunto di questo gioco. I Waddle Dee imprigionati di ogni livello e basta. E poi vabbè, questi qua che sono le cose che si trovano in fondo. Poi qua c'è Gorimondo. Qua c'è Waddle Dee il barista. E Waddle Dee, diciamo, corriere. Un pomodoro maximo, lecca lecca, la moneta blu. Mentre poi abbiamo quelle di volume 2. Non ne ho tantissime di volume 2, ragazzi, sono veramente poche. Però comunque piano piano le andrò a completare tutte. Abbiamo il coniglio, l'alligatore, Kirby Morfo Auto, la torta Kirby Morfo Auto, la lampadina, Kirby lampadina. Volume 3 non c'ho veramente quasi niente, c'ho praticamente non c'ho niente. E vabbè, volume 4 è vuoto. Quindi iniziamo a prenderci qualche figurina di volume 4. Quindi giriamo la manovella e vediamo cosa ci compare. Ne prenderemo 3 perché mi va. La prima di volume 4 è questa. Il bottino dell'esploratore, il nuovo mondo trabocca di pericoli e di tentazioni. Qualsiasi deviazione inaspettata del tuo cammino può condurti in un immenso tesoro. Quante sorprese si celeranno là fuori? C'è solo un modo per scoprirlo. Giriamo un'altra volta. Ed ecco qua un'altra figurina di volume 4. E questa è bella e rara, è la specie invasiva Fectoperdis, larva. Questa è rara. Quando l'ID F86 arriva in questo mondo, inizia ad attaccare tutta la fauna locale. Ma la creatura viene catturata e diventa soggetto di esperimenti che permettono agli abitanti di avanzare tecnologicamente oltre la loro immaginazione. Alla fine lasciano il pianeta, ma dimenticano l'ID F86 nella sua stasi. E poi vabbè, arriverà Kirby che lo sconfigge. Quindi per prendere una figurina così ci vogliono soltanto 100 monete. Ed ecco qua un'altra, spada Kirby, spada Meta Knight. Gli attacchi della spada Meta Knight sono poderosi. Esegui una stoccata in scivolata. Salta e attacca per un Calibur ascendente. Con il piano di energia lanci lune crescenti. Ultima figurina che andremo a prendere, anzi ne prendiamo 5, quindi ultime due. Questa è rara perché è specie invasiva Fectoperdis, fuori dalla capsula. La specie invasiva sola e incompleta senza Elfilin era intrappolata nella capsula dell'eternità. Il suo unico rifugio era il regno dei sogni. Quei sogni emanavano nel mondo potenti onde di un'energia pesante e gli animali finivano sotto il loro controllo. Per fuggire serviva più energia. Ultima figurina di volume 4 che andiamo a prendere. Ok. Ed è il Mega Camion. Perfetto. Direi una di volume 3 perché mi va. Vediamo un po'. Figurina di volume 3 che è le scale che ancora non avevamo trovato. Volume 2, vediamo se siamo fortunati. Volume 2 abbiamo il biberon di latte, anche questo è nuovo. E infine volume 1, che ce ne mancano soltanto 10 per appunto completare il volume 1. Quindi abbiamo il fiore pop. Credo che per completare questo gioco al 100%, oltre che vabbè a fare il post game, tutti quanti i livelli e completare al 100% eccetera, bisogna anche completare tutti quanti i volumi di figurine, l'1, 2, 3 e 4. Quindi sì, finché non faremo questo mi sa che non completeremo mai il gioco al 100%, ok. Quindi possiamo andare sopra perché adesso ragazzi abbiamo da fare una cosa molto importante, ovvero la coppa definitiva, vai. Perché non... ah ecco, parliamo al Waddle Dee. Benvenuto nel Colosseum, se sei qui perché vuoi partecipare a un torneo sei nel posto giusto. E possiamo fare la coppa definitiva, che appunto racchiude 12 battaglie.
ovvero 12 boss da affrontare. La coppa definitiva è ora disponibile nel Colosseum, ti attendono sfide incredibili con feroci boss. Accedi. Perfetto, ora sei iscritto ufficialmente per la coppa definitiva, vedrai che atmosfera rovente ci sarà, non sto nella pelle. Ok, quindi possiamo entrare ragazzi nel Colosseum e iniziare la coppa definitiva, ovvero le 12 battaglie che ci aspettano in questo episodio. Perfetto, possiamo andare. L'abilità della spada è con noi e possiamo andare ad affrontare il primo boss di questa coppa definitiva, che è Rappadillo. Eccolo qua. Aia, mi ha già preso. Togliamoci. Ok, muori. Gli abbiamo già tolto metà vita e adesso si arrabbia e spacca tutto e ci fa cadere di sotto, ragazzi. Ok, vai. Un po' ragazzi di vita gli abbiamo tolta. Aia, aia. Kirby la spada, Kirby. Ce la faccio ragazzi a prendere la spada, ok, sì. Muori Rappadillo. Attenzione perché adesso viene di nuovo Rappadillo. Aia. Vabbè, non so schivarlo ragazzi. Spada, vai. Il colpo supremo, vai. Le abbiamo ragazzi tolto più di metà vita a Rappadillo, adesso si arrabbia. L'avversario sta per lentare il tutto. Attenzione. Cioè, non so come ragazzi non mi ha preso, va bene. Mi ha letteralmente sfiorato, va bene. E adesso ragazzi ci lancia questo coso. Per due volte. Attenzione alla spada. Prendiamoci ragazzi la spada. Schiamo Rappadillo. Vai. Ragazzi con la spada Metal Knight non è per niente difficile, anche se Rappadillo ragazzi va. E come va, se va. Anche perché non abbiamo quasi più vita. Usufruiamo di questo. Attacco per due. Adesso ragazzi il nostro attacco va per due. Va bene. Attenzione. Vabbè, ancora ragazzi non ho imparato a schivare. Vabbè, rip. E abbiamo sconfitto il primo boss di questa coppa definitiva, ovvero Rappadillo. Addio Rappadillo. 1 minuto e 51 ragazzi. Bello tosto Rappadillo come sempre. Forse è il boss più forte secondo me del gioco, perché mi ha comunque fatto dannare di più. Adesso Boomerang o Tornado? No, lasceremo la nostra spada a Metal Knight. Secondo, andiamo ad affrontare il secondo boss di questa coppa definitiva, che è... Ah, Metal Knight? Seriamente? Sì! Metal Knight è il secondo boss della coppa definitiva, va bene. Aia! Muori. Tra l'altro sto usando, ragazzi, la sua spada, quindi... è identica alla mia. Boom, muori. Ragazzi, Metal Knight è più semplice di quello del previsto. Come potete vedere lo sto distruggendo. Metal Knight quasi distrutto. E adesso però si arrabbia. Dobbiamo andare qui. A me le rocce non ci prendono. Ok. Saliamo. Distrutto ragazzi praticamente. L'abbiamo quasi distrutto. Aia, aia. Oddio ragazzi, stai calmo. Mi ha distrutto. Cioè mi ha distrutto, mi ha tolto un botto di vita. Aia. Ragazzi però se non scende non lo ammazzerò mai. Aiuto. Scendi. Dai ragazzi, ma c'ho 3 di vita sto coso. Vuoi morire Metal Knight schifoso? Abbiamo sconfitto il secondo boss di questa coppa definitiva, ovvero Metal Knight. Addio. Perfetto. Adesso terzo boss che sta per arrivare a noi. Comodoro Maxim, boomerang o fuoco, spada ovviamente. Vai, andiamo.
ad affrontare il terzo boss di questa coppa definitiva. Dado Pago selvaggio. Oh mio Dio, ragazzi, l'ho distrutto. Un colpo ed è quasi morto. Ok, Dado Pago è andato, ma mi pareva strano. Adesso c'è Bonkers. Il Bonkers selvaggio. Vai Bonkers, mori. Aia. Va bene, Bonkers selvaggio è andato. Addio. E adesso abbiamo il martello. Perfetto, terzo mini boss sconfitto. Terzo boss sconfitto, ancora 9 boss alla fine. E mi sa proprio che il boss finale sarà King delle Dee o Perdis oppure normale. Comunque, prossimo boss è King delle Dee. Ma King delle Dee, ragazzi, non è mai stato troppo complicato. Se uno sa giocare lo ammazza in 4-4-8. Anche perché l'abbiamo affrontato ben 2 volte. Questa è la terza in questo gioco. Sia Perdis, poi normale, poi in coppa definitiva. Muori. Ok, gli abbiamo tolto più di metà vita e adesso si arrabbia e ci spara. Va bene, adesso c'è questo a fare. Attenzione, spacca il pavimento. E non si è fatto fregare, ragazzi, incredibile. E muori. E abbiamo sconfitto anche il quarto boss di questa coppa definitiva, ovvero King Dre. Prossimo boss, ovvero il quinto. Ancora 8 boss alla fine di questa coppa Meta Knight. Noi ci prendiamo questo pomodorino per non sprecare gli altri e possiamo andare ad affrontare il quinto boss di questa coppa Meta Knight. O il quarto, ho perso un pochino il conto. Mega Cavaliere Selvaggio. Questo lo distruggiamo in 4-4-8, ragazzi. E muori con questa spada tarocca, ragazzi. La mia, quella vera. Vai. Eccoci. Ci entra allo scudo. Dado Mega Cavaliere Selvaggio. Morto. Cignarina. Ok, Cignarina, ragazzi, se ne sta andando easy. Va bene. Ancora Cignarina. E abbiamo sconfitto anche Cignarina. Non l'abbiamo fatta nemmeno attaccare, va bene. Ok, possiamo andare avanti con la prossima boss fight, perché ci mancano ancora 7 boss da sconfiggere. Io non ricaricherei qua nemmeno, perché tanto è uguale. Prossimo boss, vai. Ed è Grinfiolina. Insomma, un po' male l'abbiamo fatto già. Attenzione. Spada Meta Knight. Poi, ragazzi, non ho mai capito se ci sia Meta Knight o Meta Knight. Io dico Meta Knight. Poi magari se sbaglio, correggetemi nei commenti. Quasi metà vita tolta Grinfiolina. Ok, abbiamo tolto metà vita. Adesso, ragazzi, si arrabbia, va bene. Va là sopra, ci inizierà a lanciare i coltelli come nella boss fight, appunto, per finire il terzo mondo del gioco. Muori. Distrutta letteralmente. Vabbè, ragazzi, non ha più vita. E abbiamo sconfitto anche Grinfiolina. Addio Grinfiolina, sconfitta. E siamo a 5 minuti e 26 secondi e 32 millesimi di coppa definitiva. Ancora 6 boss per finire questa coppa definitiva. Andiamo, vai. Prossimo boss, chi è? Il prossimo boss è Gorimondo. Lo volevo dire, ragazzi, guardate. Gorimondo, il primo boss del gioco, si fa di nuovo rivedere, ma stavolta non avrà scampo, perché lo distruggeremo in un modo super palese. Vai! Adesso, ragazzi, fa il tornado. Gorimondo in versione tornado, aiuto! Stiamo attenti, se no Gorimondo ci frigge in padella. Ok. Aspettiamo che finisce il tornado. Muori, abbiamo sconfitto anche quest'altro boss, cioè Gorimondo. Abbiamo quasi fatto tutta la coppa definitiva. Prossimo boss. Mancano soltanto gli ultimi 5 boss di questa coppa definitiva. Il prossimo sarà Tropic Woods, ovvero il secondo boss del gioco. Tropic Woods, ci rivediamo. Ecco qua Tropic Woods, che è il secondo boss del gioco. Ed è anche
altro, ed è anche il boss di questa coppa definitiva. Adesso che abbiamo la spada Meta Knight, contro di lui non potrà, non, lui ragazzi, troppi boost adesso, non potrà nulla contro di noi. Dobbiamo soltanto stare attenti alle sue nuvole che lancia. Barriera. Noi siamo più forti, quindi facciamogli perdere danno. Vai. Abbiamo letteralmente, ragazzi, disintegrato. Aia. Colpo finale. Abbiamo sconfitto anche Tropic Woods. Addio Tropic Woods. Magari, ragazzi, fosse stato così facile quando l'abbiamo sconfitto per la prima volta. Non avevamo ancora questi poteri fortissimi. E adesso possiamo andare, perché ci manca ci sono gli ultimi 4 boss e poi abbiamo finito questa coppa Meta Knight. Ed ecco qua il prossimo boss, ovvero King Dread e Perdis, che abbiamo affrontato circa 2 episodi fa. Ed è King Dread e Perdis, è il sesto boss del gioco, ovvero il boss del sesto mondo, cioè dominio proibito di Roskar. Stavo dicendo dominio Perdis. Aiuto. Vai. Abbiamo letteralmente, ragazzi, disintegrato. Però ricordiamoci che lui adesso riprende tutta la vita, quindi ricordiamoci di questo particolare. Ok, un po' li abbiamo tolto. Vai. Aia. La spada. Spada presa mentre lui ci saltava addosso. Vai. Un altro colpo, ragazzi, ed è morto. E muore. Abbiamo sconfitto anche King Dread e Perdis. Addio, perfetto. Ultimi 3 boss di questa coppa definitiva. Vai, andiamo. Prossimo boss. Ok. Nono boss di questa coppa definitiva è Leongar. Lui è un pochino più difficile, però ce la possiamo fare. Leongar, a noi due. Ok, attenzione. Non mi dire che è l'ultimo effetto Elflis, per favore. Che l'altra, nello scorso episodio ci ho messo 1000 anni. Voi non lo potete sapere perché vi ho tagliato un botto di parti, ma ci ho messo un botto. Non mi fa prendere la spada, lo schifoso. Ok, adesso l'ho presa. Muori. Attenzione. Leongar, schifoso. Eppure, quando l'ho affrontato un paio di episodi fa, ci ho messo pochissime volte perché era easy. Ok, piano piano, ragazzi, ce la facciamo. Abbiamo tolto, ragazzi, quasi metà vita più o meno. Io non ho più vita, non ho. Purtroppo, aggiungerei. Aiuto. Ok. È impossibile, ragazzi, attaccarlo. Attacca subito. 8 minuti e 50 secondi. Muori. Metà vita tolta, però ancora non è cambiato. Ecco. Abbiamo tolto metà vita, adesso, ragazzi, diventa fortissimo. Ok. Si arrabbia anche di molto. Adesso ci lancia le sue X. Ok. Magari avessi fatto così bene nella vera boss. Ragazzi. Ci prova a mordere, ci riesce anche. Aiuto. C'è il muro, caro amico. Attenzione, maledizione Kirby, però perché lo prendi? Kirby schifoso. Non c'ho più vita, ragazzi. Salta. 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 Non ho più vita, ragazzi, rip. Non ho veramente più vita. Vabbè, rip. Adesso, ragazzi, se non sto tanto mi prende. Aiuto, maledetto. Corri, 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 corri. Ok, let's go. Bam. Attenzione al suo morso. Ragazzi, il morso. Oddio. Un colpo e sono morto.
colpo e sono morto, maledizione. Grande, vai. Ragazzi, l'ho quasi sconfitto, dai. Muori. Basta. Sono rotto, ragazzi, sto boss. Aiuto. Maledizione. No, ho preso il pieno il colpo. Ho preso in pieno il colpo, non ci credo. Dammi la spada, la spada, la spada, la spada. Ok, la spada, vai. Spada presa, perfetto, ragazzi. E muori. Leone schifoso. Accidenti ai leoni. Oh, abbiamo sconfitto Leongar. Mamma mia, ragazzi. Un incubo era, un incubo. E effetto perdis. Allora, ragazzi, mi sa proprio che il boss finale di questa coppa è finito. Ragazzi, è ora di affrontare il penultimo boss di questa coppa definitiva, ovvero l'undicesimo boss, cioè Facto Perdis. Rieccoci qua, Facto Perdis. Dopo lo scorso episodio, rieccoci un'altra volta. Aia. Lui forse è uno dei più semplici che abbiamo, di quelli dei boss finali. È uno dei boss, degli ultimi boss, quelli di più semplici, perché possiamo farli così tutto il tempo. Ok, l'abbiamo fatto veramente molto male, mi sa. Sì, mi sa proprio di sì. Va bene, attenzione. Aia. Voglio finire, ragazzi, sta coppa definitiva. Sto giocando da 15 minuti. Adesso mi provo a mangiare. E vabbè, vai a dormire. Vai. Ok, mi sa vita tolta. Adesso è fermo, possiamo fare danno. Ok, maledizione, dove sono finito? Ragazzi, mi sta mangiando. Ma troppo veloce. Attenzione. Ma sta roba melmosa. E muori, melma schifosa. Abbiamo sconfitto il penultimo boss di questa coppa definitiva, cioè Facto Perdis, ovvero l'undicesimo boss. Battaglia finale. Ecco qua l'ultimo boss di questa coppa definitiva, cioè Facto Elflisk. Dopo averlo affrontato nello scorso episodio, lo affrontiamo anche oggi come ultimo boss di questa coppa definitiva. Ecco qua Facto Elflisk, che è appunto il boss finale di Kirby e la Terra Perduta, e che oggi riaffronteremo come ultimo, come boss finale di questa coppa definitiva. Però eccolo qua, Facto Elflisk, che l'abbiamo affrontato e battuto nello scorso episodio, e oggi lo riaffronteremo. Forma di vita definitiva, Facto Elflisk. Mi sembra, ragazzi, di essere tornato indietro allo scorso episodio. Ecco, lui è veramente tosto, però ora ho imparato un pochino i suoi attacchi, quindi proverò a sconfiggerlo, insomma. Ok, voi non avete idea di quante volte ho dovuto provare, tipo nello scorso episodio, ragazzi, l'ho affrontato un botto di volte Facto Elflisk. Ma siccome adesso ho imparato i suoi attacchi segreti, tipo questo, adesso è easy, ragazzi, stra easy. Fidatevi di me, è più facile un po' di Leongar. Ecco. Aiuto. Vai, l'abbiamo preso, ragazzi. Quante volte? Aiuto. E stavolta mi ha preso. Abbiamo tolto un po' di vita, Facto Elflisk. Maledizione, non ho pressato in tempo il pulsante A. Dammi la spada. Ok. La spada, maledizione. Attenzione. E quanta, con quanta probabilità, ragazzi. Che sfiga sempre, mamma mia. Attenzione. Sapevo che avrebbe fatto questa mossa. Attenzione. Abbiamo tolto esattamente, ragazzi, in metà vita, quindi adesso utilizzerà la sua fase più potente.
Ok, fase di effetto Elflis più potente, vai. Il cielo diventa stranissimo. Eccolo qua, infatti, e piovono meteoriti. Perché c'è la cometa che si apre ed escono tutti i meteoriti, ragazzi. Per evitarli meglio, fate così. Io ancora non ho capito come si evita questa cosa, però ok. Muori. Effetto Elflis. Crepa. Maledetto. E adesso prova a recuperarsi la vita. Ma non glielo permetteremo. Non te la farò recuperare la vita. Schifoso di un... schifoso Elflin finto. Attenzione. Pum pum pum. Questo è veramente impossibile da schivare, quindi se non volate qui è finita. A meno che non siete fortissimi a questo gioco, altrimenti qui lo prendete in pieno. E muori. Schifoso. E abbiamo sconfitto il boss finale di questa coppa definitiva, cioè Effetto Elflis. Adios, amigos. Perfetto. E abbiamo finito questa coppa definitiva. Bene. Abbiamo vinto la coppa definitiva. Vittoria, la coppa definitiva. Tempo impiegato 17 minuti e 43 secondi e 25 millesimi. Sì, perché ho dovuto riaffrontare Leongar, sennò un quarto d'ora nemmeno l'avevo fatta. Ok. Congratulazioni per l'eclatante vittoria, Kirby. Ecco la tua meritatissima ricompensa, che sono 1500 monete stella. Wow, vabbè. E una pietra rara, questo mi piace molto di più. Va bene. E anche una figurina speciale di volume 4. Che è? È proprio lui, il boss finale di questo gioco, ovvero forma di vita definitiva, Effetto Elflis. L'Elflin riconosciuto da Kirby proviene da una piccola anima compassionevole nascosta dietro grandi ambizioni di invasione. Senza un'anima mitigatrice, l'abilità di teletrasporto spaziale di quest'essere perde il controllo aprendo misteriosi vortici. Una volta completa, pianifica una nuova invasione. Ok ragazzi, quindi adesso direi che per questo episodio è tutto. Nel prossimo episodio, ragazzi, andremo a iniziare ufficialmente il post game di questo gioco, che non è lunghissimo, ripeto, ma che comunque è molto interessante. Io non so di preciso cosa sia perché non me lo sono spoilerato, ma so soltanto che non è lungo. Quindi, prossimo episodio inizieremo ufficialmente il post game di questo gioco, andando in sopra, qua sopra in alto, da Green Fiorina. E detto ciò, spero che questo episodio qua su Kirby e la Terra Perduta vi sia piaciuto. Se così, ragazzi, mi raccomando, come sempre, spolliciate, commentate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate anche la campanellina per non perdervi nessun nuovissimo video. Vi ricordo che trovate in descrizione tutti quanti i link ai miei social e i miei 3 codici amico per Switch, per 3DS e per Mario Kart Wii. Trovate in descrizione anche i link per acquistare questo gioco, ovvero Kirby e la Terra Perduta in versione fisica o digitale. Trovate qua sopra in alto nelle schede dello scorso episodio e anche la playlist completa con tutti quanti gli episodi che ho fatto finora qua su questa serie. Detto ciò, ragazzi, noi come sempre ci vediamo con un prossimo video. Ciao ciao!